Io amo i beni culturali è il titolo del concorso di idee che l'Istituto Beni Culturali promuove insieme ad altri enti dal 2011. L'obiettivo principale del concorso è quello di avvicinare i giovani al patrimonio culturale e del loro territorio e alle istituzioni che lo conservano, favorendo una loro partecipazione attiva e creativa. Come si svolge questo concorso? Ogni anno l'Istituto Beni Culturali invita attraverso un bando i musei, gli archivi a unirsi in partenariato con le scuole secondarie per presentare un progetto di valorizzazione o di un bene culturale dislocato sul territorio o del museo stesso o dell'archivio, che si svolgerà nell'anno scolastico successivo. Naturalmente i protagonisti devono essere i giovani, devono essere loro gli attori che realizzano il progetto personalmente. Noi riceviamo molte domande e queste domande vengono selezionate attraverso criteri quali l'originalità e l'innovazione del progetto, la partecipazione attiva dei giovani e il coinvolgimento del territorio. Questi progetti vincitori ricevono un finanziamento e un ausilio in termini di documentazione e diffusione del progetto. Sono ormai migliaia i ragazzi che hanno lavorato in questi anni nell'ambito del concorso e hanno lavorato con centinaia di istituzioni culturali, di enti e di associazioni capillarmente diffuse in tutto il territorio regionale. Hanno realizzato prodotti estremamente innovativi come giochi da tavolo, ebook, siti internet, video, mappe emotive, addirittura arrivando a fare dei veri e propri progetti di promozione del territorio, di promozione turistica del territorio, di cui hanno seguito tutte le fasi progettuali. Gli obiettivi che vengono raggiunti da questi progetti sono tantissimi. Le scuole innanzitutto forniscono una didattica innovativa ai loro studenti al di fuori delle aule scolastiche, perché sono proprio i musei, gli archivi e il paesaggio stesso che divengono luoghi di apprendimento informale. Per le istituzioni culturali, naturalmente, è un grande vantaggio perché si possono avvalere di questi giovani che, attraverso i loro punti di vista inconsueti, li aiutano a sviluppare una comunicazione innovativa che può avvicinare altri giovani, che naturalmente sono un pubblico molto restio a frequentare le istituzioni culturali. Inoltre i giovani si sentono davvero protagonisti del territorio che abitano e capiscono che possono avere un ruolo attivo nella società, anche in altri ambiti. In conclusione si può dire che questi progetti sono progetti molto impegnativi, ma di grande soddisfazione per tutti gli attori coinvolti, tanto che soprattutto anzi per i ragazzi e le ragazze che con il loro coinvolgimento emotivo danno la linfa vitale a questa iniziativa.